Eccoci qua, amici e amiche. Bella, bella, bella lì, bella lì, bella lì. Bella lì. Bella lì, amici, bella lì, amici. Allora, ragazzi, credo che siamo in livettina. Oh, ciao Stream Element, ciao Sound Alert. Bella lì, Sound Alert, Stream Element. Come state, miei carissimi bot? Loki! Grandissimo amico mio! Come stai, Loki? Come stai? Bella lì, raga, grandissimi! Condividiamo la live vozza. Come state, amici miei? Io sono veramente stanchissimo Prime. Uè, la Sharder, amico mio! Ma io sono stanchissimo, ragazzi. Ma cosa facciamo? Ce la facciamo dopo la lobby? Ditemelo ragazzi, così mi preparo. Se Shard ha voglia di giocare, se tu Loki hai voglia di giocare. Prima devo fare un po' di soldi e comprare le macchine. Dopo possiamo fare tranquillamente una bella lobbettina, eh? Se volete, un paio di garette sul presto. Così poi magari se Loki deve andare a letto, che deve fare scuola. A meno che, se no facciamo un po' di... Oh, Loki dice sì, Sharderino cosa dice? Suspense, in attesa di quello che dirà il mitico Sharder Design. Ciao ragazzi! A proposito, oggi c'è sciopero a scuola. Che fortuna! A me sciopero al lavoro non c'è mai. Ok, ho condiviso la livettina. Sciopero al lavoro, amico mio, non c'è mai. Finisco la gara e vado a mangiare. Ok, dai, vai a mangiare tranquillo, Sharder, ma dopo, quando torni dal che sei andato a mangiare, facciamo un online insieme? Perché sai che io e Loki non riusciamo a fare la lobby, eh? Suspense. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti, benvenute. Sono due auto da 20 milioni. Come due auto da 20 milioni? Ciao Lucas! Dottore, buonasera amico mio. Adesso vado a vedere che auto ci sono. Io ne volevo una da 3 milioni, la Sauber mi sembra si chiama, ragazzi. Allora, come stai Lucas? Grandissimo! Grandissimo, non ci sono più Volkswagen Golf da comprare, Luca, se no le compravo tutte, le ho già comprate, le ho già comprate. Allora, il predatorino che è in te, cosa sto facendo? Penso di sì, dice. Ok. E adesso poi andiamo a vedere, sto facendo questa piccola garettina, l'ho fatta già 4 volte, quindi una ve la sto facendo vedere dal terzo giro un po' qui online, le altre le ho fatte prima. Per potermi, diciamo che adesso che hanno tolto la toma, Leonardo e Carla non mi stanno più farmando.
Lo so, Loki, la Giulia ha la febbre, infatti ha detto che stasera non verrà nella live e penso neanche il grandissimo Lord, perché sarà lì a curare la Giulia o a vedersi un filmettino, insomma, dai. Ciao Lucas, grandissimo. Ah, ok, sta salutando. Grande, grazie. Allora ragazzi, io vi aspetto tutti, qualsiasi orario, qua anche 5 minuti, quando volete, il 2. Ah! Non ha frenato sta macchina. Il 2 giugno, che è giovedì questo, facciamo la maratona 12 ore di Gran Turismo. Tra poco vado in live su Predator. Sì. Con il Viagra on Fire Team. Bella lì! Ah. Ma è un team nuovo o è il tuo team, Lucas? Hai un team nuovo? Hai trovato nuova gente o l'hai fatto tu? Viagra. Bella, Mauri! Grandissimo, Maurizio, amico mio! Ciao, bello! Guarda qui cosa ti fa vedere Marco Dramas Games con la BMW! Grande, Morris! Oh, forse l'amico Morris mercoledì ci facciamo una warzonata tutti insieme, ragazzi, eh? Devo ancora aspettare l'ok definitivo dell'amico Morris, ma credo che dal papà Maurizio mi abbia dato l'ok. Dobbiamo sentire anche Michelino, Michele e il cugino, i vincitori a caccia di Predator, bella lì. Sì, Loki, è vero. Morris, Michele e il cugino che non mi ricordo mai come si chiama, che hanno vinto il torneo. E una bella seratina in allegranza con Marco Drums Games a uccidere persone, anche perché sinceramente credo che Godzilla, cavolo, la pubblicità, non hai sentito nulla. no, guardati tutta la pubblicità, Mauri, che sono sordi, eh. No, ti stavo dicendo che forse mercoledì facciamo una bella livettina con il mitico Morris, Michele e forse il cugino di Michele. Io gliel'ho chiesto, adesso vediamo un attimo cosa ci rispondono Maurizio, cosa ci rispondono i nostri amici. Una bella warzonata, a sparare a un sacco di gente. Così in allegria, spariamo in allegria. Anche perché penso che Godzilla e King Kong... Avanzo due pubblicità da 20 secondi. Avanzo due pubblicità da 20 secondi, grande Maurizio. Grandissimo. Mio Dio, Maurizio, mi hai fatto sognare tutta la notte il mangiare che mi hai mandato, eh? Non va bene sta cosa. Non va bene, amico mio, mi fai soffrire. Quella pizza lì, prima o poi nella mia vita, prima che crepo, devo venire a mangiarla, eh? Devo venire a mangiarla, amico mio. E niente. Sfilaziata, guarda come l'abbiamo sfilaziata questa qui. Ciao. Ciao, MG. Mercedes, ciao. E niente ragazzi, stavo dicendo che al 2 giugno vi aspetto, facciamo la mega maratona dalle 11 di mattina fino alle 11 di sera, fino alle 23, e dopo le 23 ci colleghiamo per lo State of Play, quindi più di 12 ore di live voglio fare con voi, e adesso poi vediamo un attimo il da farsi, perché io dopo 4-5 ore non so se riesco a stare seduto, quindi vediamo un attimo il da farsi di questa mega live maratona che voglio provare a farlo, dai ragazzi. Comunque amici miei, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, grazie, se siete iscritti grazie. Ah. Ok, allora. Stiamo farmando un pelino di soldini con la mega McLaren BMW. Bellissima sta macchina, un po' vecchiotta ma davvero è un bolide, tiene la strada, non sbava, non fa cose strane in accelerazione, è una GR2 incredibile, ragazzi, un po' vecchiotta come ho detto, però neanche tanto, perché comunque ha al digitale come schermo. Non mi ricordo di che anno è sta macchina, sarà del 97 forse, non faccio niente. Dovrei andare a vedere. Voglio comprare la Sauber da 3 milioni e poi c'è anche la Pininfarina della Ferrari che vorrei comprare. Amico Shard ha detto che ci sono due macchine da 20 milioni, ma credo che io le avevo già comprate.
perché mi mancano davvero pochissime auto, ragazzi. Infatti poi dovrò sempre tenergli da parte un po' di soldi per poter comprare le macchine quando escono sulle storiche. Adesso poi vediamo come va la live del 2 giugno, perché se magari nelle ore buche dove non c'è tanta gente mi metto a farmare, almeno recuperiamo un po' di soldini. Bel giro, 1.45093, non era male come giro, eh? Allora, 3.6, devo fare la benzina, prendiamo i soldi, andiamo a comprare la macchina, andiamo a provarla, e poi tra l'altro io devo anche provare una, che sono uscite tre macchine nuove sto mese, che sono una la Toyota da 3 milioni, una Suzuki VGT e anche una americana. L'americana io l'ho già comprata, ma non l'ho mai usata. Mi piacerebbe anche usarla, sinceramente. Non sto usando il volante quando farmo così, ma state tranquilli che appena andiamo a comprare quella Sauber attacchiamo il volantino, eh. Adesso sono un po' uscito di strada. Anche proprio come visuale, sta macchina ha una bella visuale, perché è bella bassa, ma non ha le gomme che intralciano la visuale. Invece ci sono quelle tipo l'Audi, quelle lì, che hanno il passaruota molto alto e non si riesce neanche a vedere il bordo, il limite della strada. Si fa fatica a vedere il limite della strada, e vi dico la verità, è un po' brutto da dentro. Invece questa qua si riesce a guidare benissimo da dentro. Non tutte le auto hanno una buona visibilità, eh? Effettivamente non tutte le auto hanno tanta visibilità, però che dobbiamo fare noi? Spero appena abbia un attimo di tempo l'amico Sharder, se riesce a farmi una mega livrea per questa macchina qui, che la sto usando tantissimo. Sarebbe fighissimo, Prime, così quando facciamo vedere la macchina da fuori. Un bel Marco Drums Games sulla lettone non stonerebbe per niente. Questa è una McLaren BMW, motorizzata BMW. E vai amici, grandi ragazzi mitici, benvenuti. Stiamo quasi finendo e andiamo a comprare la Sauber da 3 milioni, eh? Quindi rimanete con noi se volete vedere una bella macchinetta nuova. La andiamo a provare magari al Nürburgring e Nordschleife, che è un po' che il Nürburgring non lo facciamo, eh? Credo che quella macchina là sia o dalla Sarté, quindi dall'Aleman, o è una macchina del Nürburgring, questa nuova Sauber che voglio comprare stasera. Ho un giro 9, quindi facciamo un altro giro e poi facciamo la benza. Ho passato un bel Porsche. Se volete fare i soldi easy, che ci mettete 27 minuti, anche meno se fate tutti i giri belli a fuoco, io vi consiglio una GR2, soprattutto questa mitica McLaren, la motore BMW, per fare Sardegna. 15 giri, in 27 minuti vi fate 727.500, eh? Non è male, la pista è bellissima, potete imparare a guidare sempre più veloce come se è un...
e intanto vi fate 725.000 in una mezz'oretta, eh? Hanno fatto un bel po' di macchinette nuove da comprare, ci sono quelle che escono sullo storico. Io adesso ho comprato quasi tutte le auto al brand Central e mi mancano solamente le queste qua. Bella Lord! Grande Lord! Sì! Ma sì, adesso non è che tutte le volte che viene la febbre Covid, ormai ragazzi miei, comunque meglio, hai fatto bene a farlo. No, no, figura. C'è sempre stata febbre raffreddore, non è che c'è solo il Covid nel mondo. Comunque dai, sono contento che non è Covid e che... No, non sono contento che è raffreddata, poverina. Comunque anch'io stasera c'ho un po' di raffreddore, un po' il periodo Lord. Comunque grazie che sei passato a salutare, salutamela e digli di farsi un bel tè caldo stasera, rilassarsi e vedere un filmettino, qualcosa, andare in Lecce in pre presto in prest in presto a Sadisnu. Ma con la mamma che devo fare? Io lavoro, devo farli per sicurezza. Certo, fai benissimo. Assolutamente, però come ti ho detto non c'è solo quello. C'è anche il raffreddore normale, la febbricola normale e tutte le malattie che ci sono sempre state. Però meglio, hai fatto bene. Sempre meglio essere tranquilli, no Lord? E mei es tranquilli. C'è il grandissimo Cerderino che saluta Lord. Noi stasera non ho ancora capito se facciamo l'online Lord, ma adesso vado a comprarmi una macchina da 3 milioncini, la Sauber credo, eh? Tra l'altro la Sauber che motorizzazione ha? Boh, dobbiamo leggere prima la didascalia prima di andare a comprarla, eh? Bellissima sta macchina. Esatto, bravissimo Lord, è proprio così, per quello sto dicendo questo. Poi hai fatto benissimo a fare il tampone, così sei sicuro te per la tua famiglia e per gli altri e anche per lei. Però sinceramente c'è di tutto e di più, eh? Il raffreddorino che c'ho stasera, allora dovrei andare a fare tampone ogni volta che c'ho il raffreddorino. Non ci passa più. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti al canale, grandissime. Iscrivetevi al mio canale, grandi, se... questa macchina a volte se sbagli un pelino a tirare la curva non frena. Grande Lord, iscrivetevi al canale. Oh Frac, grandissimo amico mio, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi amici, grandi, dai, forza che arriviamo a 560 stasera, dai amici miei, se non siete iscritti al canale iscrivetevi al mio canale, dai che arriviamo a 560 follower stasera, dai amici, il 560esimo festeggiamo con lo spumante, apriamo lo spumantello. Grande Sciarderino, grande Frac, grandi amici, benvenuti. Scusate ma vado a dormire perché ho un botto di mal di testa. Oh, grazie che sei passato a salutare Frac, vai tranquillo, mi raccomando, se vuoi ti canto la canzone della Nina Nanna. Vuoi che ti canto la Nina Nanna, Frac, che magari ti passa il mal di testa? Dimmi sì o no, dai, se vuoi ti canto la Nina Nanna. Uè, Batman! Sì, ripassare il francese che devi studiare. Grazie, Batman, che sei passato, eh? Non fatto una live. Grazie. Dai, mi raccomando, dai. Allora, adesso gli cantiamo una bella canzoncina a Frac, eh? Oh, Batman, davvero, guarda che mercoledì forse c'è il Warzone, eh? Quindi se vuoi passare domani o dopodomani, amico mio, vieni quando vuoi. Grazie, Batman, che sei passato, grandissimo. Allora, adesso cantiamo la canzoncina a Frac, che anche lui deve andare. Buonanotte Fracchettino, buonanotte amicissimo, buonanotte vai a nanna che poi passa il mal di panza, no vabbè, il mal di testa, non è tanto bella stasera ragazzi, non ho tanta vena, scusami Frac, te ne farò un'altra un altro giorno un po' più decente come canzoncina della buonanotte. Buonanotte Fracchettino, buonanotte amicissimo Sprime, ciao Batman, grandissimo, addirittura col cuore, faceva schifo stasera, scusami davvero perché non mi venivano le rime,
Ciao, ciao Batman, a mercoledì, ma se vuoi passare anche domani, Batman, quando vuoi, a dopo domani, dai, ciao Batman, ciao, buonanotte. Ti sei superato oggi, addirittura, faceva veramente schifo, cioè non mi uscivano le rime, di solito mi escono le rime sulle canzoncine della buonanotte, ma con l'amico Frac, stasera, forse c'ho un po' di mal di testa anch'io, Frac, dai, mi raccomando, vai a farti un bel tè caldo, buttati a letto e vedrai che passa, ora di domani mattina. Anch'io ragazzi sono distrutto, voi non potete capire quanto sono distrutto e quanto sarò distrutto il 2 giugno che farò una live di 12 ore, in più quando smetto la live di 12 ore voglio collegarmi e fare un'altra live diversa per lo State of Play, commentare lo State of Play insieme, tra l'altro è perché tu, mitico Lord, sei a letto che devi andare a lavorare, se no facevamo magari un party e commentavamo lo State of Play insieme, che sarebbe stata una gran figata, sinceramente. Allora, hai fatto Sniper Elite, hai scritto, non è prima? Bello, Sniper Elite, l'ho portato anch'io sul canale, molto molto bello, ma è molto anche difficile, tra l'altro, ho visto. Non è come il primo era proprio scialla. L'hanno incasinato per bene, anche trovare le varie cose nelle missioni è tosto. Diciamo che io adesso mi sto intrippando col Gran Turismo Lord perché ci sono le macchine nuove da comprare, c'è cioè la Pininfarina da 4 milioni e questa che comprerò adesso, finito le gare qui, che è una Sauber che andiamo subito a provare al Nürburgring e Nordschleife, che mi piace un botto, ma è la Sauber. Era già uscita un mese scorso, solo che non avevo i soldi per comprarlo. E adesso che praticamente mi hanno tolto il farming con la Tomahawk, non ho neanche più nessuno che mi... Giovedì, comunque sì, ho fatto... Non so, non ho fatto in vena, ma ho voluto provarci comunque. Ah, grande Lord. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi al canale di Marco Dram. Stasera una bella livettina con Gran Turismo. Vediamo un attimo, magari domani sera facciamo un po' di Formula 1. Vediamo, Olli, cosa dici Olli? Anche Olli forse è d'accordo con questa cosa. Vediamo un attimo, a meno che magari non riesco a comprare tutte le macchine oggi e allora facciamo Gran Turismo anche domani, non lo so. Comunque mercoledì dovrebbe esserci Warzone. Vediamo se c'è l'amico Morris, Michele e il cugino che hanno vinto il torneo. Se non ci sono loro, possiamo anche giocare lo stesso a Warzone tra di noi, perché anche l'amico Batman e Loki e Sharder possiamo giocare anche tra di noi, solo se Morris non viene, se no il quarto, se viene solo Morris e Michele. Dai, grazie Lord che sei passato, sì. Buonanotte Lord, grazie mille che sei venuto a trovarci. Ci vediamo domani sera se state bene, dai. Ciao amico mio, buonanotte. Buonanotte Lordino, fai le coccole alla Giulietta, dai la tachi pirinina e un po' di bacin. Questa è bella. Così dorme tutta notte. E poi domani venite in live, vi aspettiamo, buonanotte. Nel frattempo contate le pecorelle, bellissima questa, è questa buonanotte è il top raga, questa è, mi sono e ora le serve le Rohypnol. dopo questa mega, anzi registrala e fagliela sentire proprio alla Giulia, così vedrai che dorme sogni felici contando le pecorelle. Ciao amico mio, buonanotte. Dai che abbiamo finito anche questa gara di 15 giri in Sardegna con la mega, sarà fatto, notte, salutaci la Giulia, ciao ragazzi, ciao Lord, ciao Giulia, buonanotte, ci vediamo domani sera, dai, se siete in pista, se siete in pista, se state bene, ci vediamo domani sera. Ciao amico mio, grazie che sei entrato a salutare, stammi bene. Come sbatte dentro le marce.
Ma questa la si prende in, tre, in terza, però c'era la... La vintage lì, la... Oh, cavolo. Ma chi era quella lì? La Jaguar. Dai che ci siamo all'ultimo giro. Andiamo a superare Miyazono. Ciao Miyazono. Oh, quello perché era fermo? No, raga, l'avete visto? Dai, ma perché era fermo uno lì? Ma quello è il bot. Non è possibile. Ci sono anche i bot fermi. Come la gente online che si entra dentro nelle partite per star fermi e mettersi nelle curve. Bellissimo proprio. No, sto bot non l'avevo mai beccato in tutte le partite, eh. Uno fermo proprio. Siete che ha finito la benzina, poverino. Il bot che ha finito la benza. Mai vista. Non l'avevo ancora vista sta qua. Però l'ho presa in pieno, Bravissimo. 1.45.093. 1.45.093 è un bel giro, eh. L'ho fatto al sesto giro, ho fatto il record. Ma no, ma che dico Jaguar, l'Aston Martin vintage GT3. Ultimo giro. Ok. Dai, due curve e andiamo a comprare la macchina. Accendiamo il volante. E questo va a far benzina all'ultimo giro. Ma dai, ma sei serio? Anche se l'hai finita, taglia il traguardo, no? Ma c'è, incredibile, bellissima comunque questa macchina. Non vedo l'ora che il mitico amico Sharder mi faccia una bella livrea per questa macchina. Ok, 4 milioni. Allora, non lo so neanch'io se compriamo prima la Pininfarina o se compriamo prima la Sauber. Intanto, prima di tutto, pettiniamoci. Ah, biglietto della fortuna, magari vinco un milioncino. Vediamo un attimo. Che stanco, ragazzi. No, raga, tre macchine, tanti soldi, cosa vado a vincere io? Pochi soldi, in progetto, grande Sharder, amico mio, grandissimo. Hai visto che bella fortuna che ho? Tra tutto, ho scelto proprio quella con pochi soldi, bellissimo. Sharder, un consiglio. Allora, intanto stavi dicendo che c'è macchine da 20 milioni, Fammi vedere un attimo qui che cosa c'è, se magari per caso qualcuno non l'ho ancora comprata, ma dovrei averle comprate quasi tutte. Infatti vedi che ormai alle auto usate non... le ho prese tutte praticamente, mancano qualche giapponese. No, hai ragione, mio Dio, hanno messo le macchine da 18 milioni, caspita, la Porsche 917 K del 70, la McLaren F1 del 94. Porca loca, ragazzi. Dai, andiamo a comprare questa subito. Allora, vediamo un attimo la Mercedes Sauber. Se ti dovessi chiedere di pensare a una squadra di Formula 1 a Svizzera, probabilmente ti verrebbe in mente Sauber. È stata fondata da Peter Sauber, un abile pilota amatoriale. Sauber costruì la sua prima auto negli anni 70 e le pilotò in gara per... In seguito si concentrò sulla gestione della squadra. La Mercedes è più veloce della Porsche, però. Ah, dici?
Con motore BMW anche questa, eh? Trampolino, non cercavo il torneo, fuori squadra di Formula 1. Fuori Formula 1, più grande risultato Sauber, la C9, un'auto costruita e sviluppata con Mercedes. Il C9 debuttò nell'87 e arrivò ben presto alla vittoria. Nella stagione 88 fu imbattibile. Super prototipi alla 24 ore di Le Mans. Wow. Vabbè, questa la compriamo immediatamente. Dopo... Caspita, stanno cominciando a mettere le bombe, ma non si può mettere due macchine da 20 milioni nello stesso periodo? Questa era allora la prossima sarà 19 milioni, porca miseria ragazzi, 19 milioni, sette. L'altra Mercedes la conosco, a ogni gioco di auto l'ho usata. Quale? Aspetta, quale Mercedes, amico mio? Non vedo Mercedes, scusami. La Mercedes-Benz Sauber? Questa dici? Questa qui? Ah sì, perché c'era scritto BMW, ma invece è Mercedes-Benz il motore. Eh? Sauber Mercedes C9. Allora, questa è esaurita, quindi ne metteranno un'altra anche qui. Questa qui, ragazzi miei, la McLaren. Questa 19 milioni, sono tanti. Vabbè, la McLaren, questa? Ah, ok, ce l'avevi sempre, tu viaggia, la McLaren, eh? Esaurita anche questa, adesso tra un po' toglieranno anche la F50, toglieranno questo rottame. Io voglio comprare adesso questa Ferrari. E poi vorrei comprare questa Porsche. Poi se ce la facciamo compriamo anche la... No, anzi, tra l'altro invece della Porsche, che sarà un rottame, compriamo questa McLaren. Però bisogna farmare tantissimo, eh. Quindi non lo so, ragazzi, se stasera facciamo online. Mi piacerebbe farmare. Oh, Miami. Vediamo qua. Facciamo uno escape con questa macchina Miami, raga. Ci sto. Posso mettere anche il pilota? Vediamo un attimo. Assolutamente sì. Ma come fai? Ah, posizione. È bella la... Vedi che non sapevo. Non sapevo che c'erano le pose, che figata. Ciao, dai, salutiamo da Miami. Un saluto, no! Un saluto da Miami. Ok, vai, scattas. Ok, condividiamo. Bella, bella, bellissima. Oh, Miami, Marco Drums a Miami. Allora dai, follow me on Twitch, Marco Drums Games Channel, basta. Ok, allora cerchiamo come Marco Drums. L'hai comprata anche tu? Questa qui è Sauber, grandissimo, Miami, direi proprio di sì, questa Sauber Sharder, sì, questa ci sta, perché così è davvero brutta, così è davvero brutta. Una livreina delle tue a Sharder Design, Marco Drums Games. Io ci sono cresciuto con quest'auto, grande Loki. Ma è più da Le Mans, ragazzi, o da Nürburgring, secondo voi? Alice Le Mans, eh? Più dalle mani, ok.
Ok. Proviamo le mani. Porca loca. Solo limitatore 833, raga. Non si riesce. 40, tempo di gara 30 minuti, no, stasera 30 minuti non c'ho voglia di fare. Esperienza sul circuito, tra l'altro, quest'auto la tengo da Gran Turismo 5. Oh, bella lì Loki. Vediamo un attimo se facciamo questo con quest'auto qui, col Peugeot 908, che dovrei averlo tra l'altro, questo Peugeot. Non so se sono in vena stasera di fare prove sul circuito, eh. All'Aleman, alla Sarté. È un bel chiodo sta onda, sta Peugeot, eh? Un bel chiodino, eh? Viaggia, però non sono stato bravo. Lo riprovo un'altra volta. Vediamo se riusciamo a farla. Se riusciamo a farla un po' veloce. Vieni, Oli. Oh oh! Come gira sta macchina? Oli, sei venuta qua e poi sei andata via, tato. Ha girato tantissimo, madonna ragazzi, ma che differenza incredibile che c'è con col volante rispetto al pad. Madonna, non gira? Ho disimparato. Non vedo l'ora, infatti. Ti conviene farti un po' di farming allora, amico mio, eh? Ti conviene farmare un po', amico. Anch'io stasera volevo sinceramente e farmerò col volante, grandissimo, grandissimo, grandissimo Loki, caspita, toste le prove sul circuito, quando si è stanchi, non si ha voglia, fare le prove sul circuito, raga, diventa davvero impegnativo, eh. Vabbè, ma allora dai, come sei? Quando non si ha voglia di fare le prove sul circuito, mi sa che stasera, allora proviamo la Sauber e poi mi sa che faccio la serata a far male. Credo di no, sai? Charger è andato, io e te non la facciamo la lobby perché non entriamo. Ci conviene farmare, amico mio. Charder, buon appetito, amico.
Ok, vediamo un attimo di tirarlo giusto tempo. Non è per cattiveria l'occhio, ma ci sono troppe macchine che costano e io e te perdiamo un sacco di tempo a fare la lobby, tanto sappiamo che non funziona la lobby tra noi due. Non ho capito per quale motivo. Ma da dentro è impossibile. Rozzo, bella lì. Vediamo se ci becchiamo un bel milioncino, Loki, amici miei di Twitch, stasera, serata tranquillissima. Bella anche, queste qua sono le macchine che vi dicevo. Questa tipologia di macchine che non si vede niente quando... quando si sta da dentro, perché il musetto vede che, vedete che è sotto e poi ci sono le non riesco davvero a capire come fanno loro a correre, che la realtà è un'altra cosa del gioco, ma si ha anche altre sensazioni. Qua è fighissimo, eh? Perfetto, andiamo al settore 2, tra l'altro sono primo, bravo Marco, bravissimo. Le mani. No, ho sbagliato. Ho sbagliato. Sopra, Marco Drums Game, Racing, se ci sta, perché non si può scrivere. Vabbè. Allora, facciamo Marco Drums, e poi tra l'altro qui non ci i tag qua sotto non si può salvarli, non ho capito perché. Riman. Sì, va bene. Sì, va bene, va bene. Allora, page out. Page out. Page out. Dai, salva. Grandissimo. Allora, andiamo un attimo al settore 2. Il settore 2 dovrebbe essere quello tutto... Oh, vai uno. Dovrebbe essere quello con la... No, a 6 marce questo, eh. Credo che mi faccia fare anche l'altra curva, credo, eh. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, dai che arriviamo a 560 oggi. 51,5. Pam. Proprio lì per lì. Oro la prima. Secondo me possiamo anche rifarla per andare giù un pelino, eh. È una bestia sta Peugeot, eh. Ciao Batman, grandissimo, amico mio. Ah, bella lì, come stai Batman?
stasera serata tranquillissima Batman, davvero, sia per la gente che anche per me. Sto cercando di farmare un po', sto facendo le prove sul circuito, sono uscite un sacco di macchine che costano un sacco di soldi, quindi devo per forza comprarle. Poi al 2 giugno farò una live di 12 ore, quindi nella live di 12 ore credo che riusciamo a comprare praticamente tutte le macchine, però voglio fare sia oggi che domani la live. Allora, questo qui potrei anche star tranquillo che l'ho fatta già oro, però voglio solo provare una cosa. Ok. Oh, sono stato troppo sul bordo. Te gara giù. Grande Batman, allora dai, giochiamo insieme a Warzone giovedì. Facciamo una partita alla Warzone. Scrivimi. Oh, caspita ragazzi. Pensavo di fare... Cioè, la prima è andata a oro subito. Pensavo che la seconda era... incredibile. Ah, vedi, la strada non ti fa andare troppo sul bordo esterno il gioco, eh. Vediamo se riusciamo a fare, magari a prendere un po' meglio questa qua. Perché le prove sul circuito, l'esperienza sul circuito paga bene. Ok Batman, ma non ti andrebbe di tirarlo giù così giochiamo insieme? 51 e 3. Vediamo un attimo. Comunque tutto ok, tranquillo, però non tanto. Io sono francese, volevo giocare un po' a Fortnite, ma non posso perché non mi va la connessione. Oh, che cavolo! Peccato, caspita, Batman. Ma perché proprio non ti piace Warzone o che cosa? Perché comunque sai che è gratuito, no? Vediamo il terzo pezzo, sì, il terzo pezzo lo conosco. Ma perché ha fatto la dimostrazione? Chi se ne frega della dimostrazione? Ah, ok. E allora va bene, allora nulla. Allora quando andiamo a fare Fortnite o giochiamo ancora Rocket, ci spariamo Fortnite e Rocket, no problema, nessun problema amico mio. Intanto quando non ti fa giocare, quando non giochi o quando sai che sono sempre online, vieni qui, ci facciamo una bella chiacchierata insieme. Diciassette e nove. Ok, ottimo lever, grazie ragazza. Vediamo un attimo. Penso che posso anche abbassarlo, perché non è che ho proprio fatto un grandissimo tempo, però. Boom. Devo capire cosa sono quelle tre luci sul fianco di queste macchine, eh? Vedi che ci sono tre lampadine? Rossa, gialla e verde, le ho viste già. Io lo farei un'altra volta, tanto per. Perché se riusciamo a farlo tutto, ragazzi, sono un bel po' di soldini, eh. Esattamente, ho cannato, ho voluto esagerare la situation. Non si può frenare troppo tardi, quella curva lì è bella tosta comunque.
Perché? Perché ti ha espulso Twitch? Cose strane succedono. Ti ha espulso Twitch, ma davvero? Ma pensa a te. Ti ha espulso Twitch, è bellissimo. No, no, non è successo niente, ho solo fatto oro, voglio riprovare una volta sola, poi basta. Oh, 17-8 già mi piace di più. Sì, beh, non c'è necessità di vederlo 7 volte. Già mi piace di più. Andiamo al quarto settore. Questa pista è lunga, eh. Questa pista è lunga. Ma no, ma che fai? Voglio proprio vedere come sarà il 2 giugno, ragazzi, farò una... La connessione comunque non è... esploso, non è espulso. E infatti dicevo, come mai ti ha espulso, poverino? Voglio vedere Batman al 2 giugno, che è festa, giovedì questo, che faccio la live dalle 11 di mattina alle 11 di sera, eh? Voglio vedere come va. Ai. Devo frenare un goccio prima, eh. Un goccetto prima devo frenare. E qui c'è l'altra che bisogna frenare parecchio, eh. L'ho vista tardi e lo sapevo che bisognava frenare, perché la conosco sta pista. Dai, Marchito, ma lo sai che devi frenare di più? Ma quando la fai la live di 12 ore? Il 2 giugno, giovedì questo. Sai che è festa giovedì, no? Giovedì si sta a casa da scuola, si sta a casa dal lavoro. E parto alle 11 di mattina, amico mio, e finisco alle 11 di sera. Alle 11 di sera poi stacco la live con Gran Turismo dopo 12 ore e farò una live sullo State of Play della PlayStation alle 11. Quindi giovedì, quando vuoi, a qualsiasi orario, sai che Marco Drums Games è qui. L'ho fatta male, eh? Malissimo. No, assolutamente malissimo. Non posso accontentarmi di un bronzo. Anche qua, tutte le volte io devo andare a fare il TCS sull'1. Se io il TCS lo imposto già sull'1, non devo fare tutte le volte questo bordello. Ciao Betty Ciccio! Ah, grandissimi! Stasera è una serata tranquilla, Betty. Sì, ma tranquillo Batman, quando puoi venire sai che io sono qua. Betty, il 2 giugno farò una live... No, ho visto troppo in ritardo. Farò una live di... Infatti, è meglio buttarsi fuori. Una live, Betty, di 12 ore. Dalle 11 di mattina alle 11 di sera, beh. Diglielo anche a Ciccio. Che quando volete venire, se siete a casa, se non siete in giro, quando tornate dal viaggetto, da quello che fate, al 2 giugno, Marco Drums è qui. Ciao Gameplay for All, Manuel! Ragazzi, iscrivetevi al canale di Manuel, che è un grandissimo amico, bravissimo, Spray, sei arrivato, tu mi hai fatto fare l'oro, Manuel! Grande! Stasera non c'è tantissima gente, amico mio. Oh, bella Betty, grande, grandissima. Vediamo un attimo il replayino del mega
della mega Coppa Oro che ha preso Marco Drums Games Channel. Stasera è una serata tranquilla, ragazzi, non si muove tanta gente. Sto farmando un po', non c'è neanche i soliti amici della chat per farci una mega live online insieme. Beh, presa bene. Dai gas, Marco Drums. Wow! E quindi è un po' tranquilla, eh. Allora, possiamo anche... Ah, guarda, è bellissimo, Manuel. Bellissimo. È veramente bello, sia a livello grafico, sia a livello proprio di gameplay, di macchine. Adesso ti faccio vedere una cosa, non scappare, ti faccio vedere una cosa subito. Ti faccio vedere le livree che mi ha fatto l'amico Sharder. Stavolta l'ho presa bene. Poi col volante, sì, lo sapevo che l'avevo presa bene, me ne sono accorto. Ah, ok, grandissimo. Perché ti volevo far vedere le livree che abbia fatto l'amico Sharder, che è una cosa bellissima di questo gioco. La personalizzazione è impressionante. Anche poi questi replay finali, Manuel, sono una cosa impressionante. Infatti anche a Betty entra dentro e gli sembra quasi che sono delle gare, Betty e Ciccio, i miei amici, gli sembra quasi che sono delle gare vere. Ogni tanto entra mia mamma e dice: ma stai vedendo la gara in televisione? No mamma, la gara la sto facendo io, Marco Drums fa la gara. Bellissima. Aspetta, allora, ti dico la verità, Manuel. Allora, va bene anche senza il volante, perché effettivamente si riesce a giocare tranquillamente anche senza il volante. Diciamo che il volante ti fa stare un po' più nel gioco d'auto, no? Il volante ti immerge di più in quello che è, vedi. Azzarola! Oh, fai bene la prima curva e la seconda no. Fai bene la seconda curva e la prima no. Non ho capito cos'è sta storia. Il volante proprio ti immergi, no, nel gioco, come se stai guidando tu, cioè tu senti proprio. E poi tra l'altro il G29 o il G923, come sto usando io adesso, e invece per la Xbox si chiama G920, veramente ti dà anche con il True Force la sensazione dell'asfalto, ti dà veramente tante. Dai. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissime, benvenuti. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E se volete andate dal mio amico Gameplay for Hall 123, che ha un canale fighissimo YouTube dove fa un sacco di video divertenti insieme ai suoi figli. E lui è bravissimo, un amico che mi dà anche una mano con tutti i sistemi informatici dei computer, che io sono un po' una schiappa. Non è vero che sono una schiappa, però ultimamente non c'ho voglia di fare niente, quindi mi faccio dare una mano dagli amici capaci. Grandissimo. Allora andiamo via, perché più di questo non riesco a farla. Ci facciamo il quinto settore, Manuel. Dopo, prima che te ne devi andare, che scappi, me lo dici che ti faccio vedere le livree, eh? Ma come? Grazie a te, amico mio. Qui è la parte finale veloce, eh? Se vado troppo lento. Allora, questa curva, questa pista, che è curva. Dalle mani mi piace un bordello, Manuel, però hai dei punti guidati che davvero è... che è davvero tosta, eh. Qui c'è la S finale, non sbagliare adesso. Oh, che disastro, pensavo che era... fai pratica, mi dice addirittura la tipa, come se non ho mai corso alla Sarté, alla Le Mans. Caspita. Poi più le macchine sono veloci,
vai. Le volevo fare tutte in sesta, ma non ce l'ho mica fatta. Ma niente, riproviamo. E con queste macchine qui davvero si raggiungono delle velocità pazzesche che il mio cervellino fa fatica a volte anche a andare così veloce, tipo quanti giri ho fatto. Arriva troppo veloce le curve, Manuel, no? Che davvero è, ti giuro, su macchine un po' più lente con la GR2 che non sono così potenti vedi molto. Poi tira. Ciao Monster, ciao amico mio, come stai? Tutto bene, sono stanchissimo, sto facendo queste prove qui, Monster, e sono toste. Poi tra l'altro non so se hai visto, Monster, hanno messo delle macchine, bravo amico mio. Oh, ti aspetto al 2 giugno, faccio la maratona di 12 ore su Gran Turismo 7 dalle 11 di mattina alle 11 di sera, ti aspetto amico mio. Ah, che peccato, questa qui devo frenare un po', che peccato. E ci sono uscite macchine da 20 milioni da comprare, Monster, quindi sinceramente adesso faccio un po' di, ho voluto fare le prove sul circuito, devo fare le, poi tra l'altro bisogna anche stare molto calmi, No, non tagliare! Che curva da balabiot che ho fatto! Che curva ridicola! Ma che cosa ho fatto alla fine, raga? Ma che cosa ho fatto alla fine? Fatemi capire che cosa ho fatto! Adesso Monster, volevo far vedere la livrea al mio amico Manuel. Tra l'altro Monster, vai a iscriverti al suo canale Gameplay for All, lo trovi qui tra gli amici di stasera. Adesso al canale YouTube. Tra l'altro Manuel, se vuoi posta pure il link del tuo canale. Ma qui bisogna per forza frenare, non si può fare a pieno con questa macchina, perché poi io lo faccio con la GR2 riesci anche a farlo a pieno, sinceramente. Che fai? Sto facendo le prove sul circuito, amico mio. Poi ho comprato la Sauber, adesso la proviamo. Ti faccio vedere. No, Google, muoviti. Abbassa di 2. Ma porca miseria, Google, che mi ha messo qualcosa in TV. Allora, faccio l'ultima, poi andiamo a provare la Sauber, facciamo un paio di giretti con la Sauber, magari lo facciamo alla Le Mans. Faccio vedere le livree al mio amico Manuel. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti e benvenute al canale di Marco Drum. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, grandissimi, dai che arriviamo a 560 stasera. Oh, proprio questo ultimo pezzo, ragazzi, non ce la facciamo, non riesco a digerirlo, però ho visto che anche altri non lo digeriscono. Dai, lo facciamo l'ultima volta, Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi. Forse è arrivata Carla, forse è arrivata mia moglie. Non devo neanche scalare in quinta. Frena, cazzarola, dai. Ma porca. Ah, non ti fa mettere il link. Caspita, non so perché.
Anche altri mi hanno detto che non ti fa mettere il link, Manuel. Comunque è Gameplay for All su YouTube, ragazzi, eh. Andate a iscrivervi dal mio amico Manuel, perché è un grande e è come me, insomma, gli piace i videogiochi, gli piace divertirsi in famiglia. Non so perché non lo fa. Me l'hanno detto più di uno, Manuel, che faceva sta cosa qui. Che non faceva mettere. Comunque, come sei iscritto qui, sei anche su YouTube, vero? Vabbè, dai, facciamo vedere il replay di questo, che più di questo stasera mi sa che non riusciamo ad andare giù, non per niente, ma perché sono stanchino. Ah ok, per quello allora. Infatti perché non ho fatto impostazioni di quel coso, ho solo messo che non si possa dire parolacce, perché sabato è entrato un hater e ha fatto su un burdel. Ha fatto su un bel casino, Oh guarda qua. Allora questa l'ho presa anche bene, questa assolutamente no, va che bordello. Che poi da fuori sembra che l'ho presa incredibile, cioè nel senso che era spettacolare, però vabbè. E niente. Poi ci sarà il giro singolo, che sarà tutta la pista. Vabbè, solo 25. Guarda che bella la mia livrea. Già qui, Manuel, puoi capire che spettacolo, eh? Vi faccio vedere, ragazzi, le livree che mi ha fatto l'amico Sharder Design, che è grandissimo. Il mio amico e il mio compagno di squadra del Marco Drums Game Racing Team. Vi faccio vedere qui, così almeno le vedete. Allora, questo è la livrea che ha fatto alla mia amica Roby, amica di Twitch, grandissima, Roberta. Guarda che livree si possono fare e guarda che livree, Manuel e ragazzi che siete dentro in questo momento nella live, abbiamo con il nostro amico Sharder Design, delle cose incredibili. Guarda, Manuel, ti faccio vedere le mie livree, la tuta, qui è saluto a tutti da Miami, tuta e questa, sì, no, guarda questa che ha fatto, questa è la sua, di Sharder, è la sua macchina. Guarda che livree fantastiche, incredibile. Fa di quelle livree pazzesche. Aspetta, ti faccio vedere le mie. Questa è dell'amico Loki. Arrivo. Questa, Manu, scusate, era mio figlio al telefono, questa è la macchina di Carla, di mia moglie, Bragali, guarda che spettacolo, sì, no, è fantastico, guarda dietro Bragali TV, in Twitch, questa è la macchina di mia moglie Carla, guarda che roba, che meraviglia, guarda, aspetta che ti faccio vedere la mia, perché qui io ci perdo sempre un po' di tempo a far vedere queste livree fantastiche che ha fatto Sharder per me. Vediamo se questa, no, questa è quella di Sharder. Allora, no, devo vedere le mie, aspetta, la mia raccolta, eccola qua. Aspetta, ti faccio vedere le mie, amico mio, Marco Drums, eccolo qua, Marco Drums. Questa è la mia, guarda che meraviglia la mia Honda NSX. Marco Drums 17, il giorno del mio compleanno, live on Twitch. Guarda che meraviglia. Aspetta dietro che si gira l'alettone, Marco Drums Games, fantastica. Allora, questa è del mio amico Morris, Maurizio, guarda che bella che gli ha fatto la livrea, incredibile, anche il mio amico Morris.
Bellissima. Morris Game con i grilletti col pad. Qui è tantissima, tantissima, tantissima roba. Maurizio Morris Gamer, bellissima. Poi ti faccio vedere l'altra. Questa è mia. Arancio, stupendo. Sì. Questa invece è la mia. Questa è una Mazda veramente fighissima, sta macchina. Viaggia veramente benissimo. Marco Drams azzurra. Poi, tra l'altro, anche, guarda questa qui la amo, questa qui è bellissima, l'ha fatta in maniera veramente eccezionale. Marco Drums 17, squadra corse, Marco Drums Games di fianco, scritto bello in grande, Volkswagen Racing, Amazon Prime, tutte le live on Twitch, Marco Drums, questa qui è bellissima, bellissima, mi piace tantissimo. Dopo queste qua comunque sono anche per le sue, questa è l'altra di mia moglie, Bragali TV, Questa qui era la Subaru, BRZ. Le ho quasi tutte, Manuel, mi veniva in mente Maurizio, scusami, caspita, Rolla, troppi nomi. Manuel, le ho quasi tutte le auto del gioco, mi mancano solo quelle leggendarie. Questa è una delle prime, la mia BRZ della Subaru, guarda che bella, Marco Drums Games. Perché è bello che ti puoi fare anche le livree, capito amico mio? Non è solo prendi il gioco, corri, ci puoi mettere dietro a farti le tue livree, fare anche queste cose qui per andare online. Guarda andare online con una macchina così, guarda che bella, guarda che bella, eh? È spettacolare quest'Alfa Romeo è spettacolare, ha fatto un lavoro impressionante. Marco Drums 17, squadra corse, eh? Cioè capisci, tu compri il gioco, puoi giocare col pad tranquillamente amico mio, eh? Senza non farti problemi, puoi giocare col pad tranquillamente e ti fai anche le tute, cioè guarda cosa mi ha fatto. Cioè, Marco Drums Games, Squadra Racing, questa era la tuta, poi mi ha fatto anche il casco, vabbè non c'è tutto qui perché l'ho condiviso. Ah no, eccolo qua il casco, scusami, che custodi. Guarda che roba, Subaru, eh? Poi le colorazioni, come ha usato i colori. Marco Drums, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Allora, andiamo a provare la mitica Subaru Mercedes che abbiamo comprato e l'andiamo a provare facciamo un giretto a Nürburgring, dai. Perché a Nürburgring mi piace. Facciamo la mattina. Non abbiamo neanche le gomme, quindi penso che siano gomme. Sì, assolutamente, assolutamente. Manuel, sembra davvero vero sto gioco qua. E la differenza, vabbè, voi chiaramente la vedete su Twitch, ma se la vedi su un 4K, amico mio. Oh! Scusate. Queste macchine viaggiano, Manuel. Qui si vede proprio l'asfalto. E qui è quello che mi serve. Quello che dobbiamo fare, Manuel, col computer che mi scatta. Vedi le immagini come vanno fluide qua, come devono andare fluide, come vanno veloci. Ok, va bene, va bene. Passi da Davide e vai a letto. Ciao amico mio, grazie per essere passato, eh. Poi ci sentiamo con la mitica telefonata per metterci d'accordo se riesci a darmi una mano con OBS, ok? Ciao, ciao Manuel, grazie, eh. Grazie di essere passato, amico mio. Madonna, questa è una di quelle macchine che da dentro, raga, non si vede nulla. Ciao Mitico! Grandissimo, grandissimo Manuel, grazie, grazie, ciao, ciao bello. Buonanotte, buonanotte, buonanotte. Il Nürburgring a noi paura non fa. Oh! Allora, sta macchina è un po' birbantella, vi devo dire la verità. Da gestire è bella tosterella, eh. Credevo che era un po' come la McLaren, invece sta Sauber Mercedes è tosterella, eh.
Addirittura in prima, Marco, no? Sfascio il motore. Potenza da vendere, raga, eh? Potenza da vendere. Manovrabilità bisogna starci un po' attenti. Sì, è un po' come la Nissan, questa qua che vedete davanti, la 900, la R92 CP, è un po' anche come la Mazda, questo genere di macchine vecchie che avevano un sacco di cavalli, un sacco di potenza, ma che poi tenerla in strada era veramente difficile, eh? E questa Sauber è un po' quella tipologia di... Devo provare in Sardegna sta macchina, però secondo me, come la McLaren BMW, infatti eccola qui la Mazda 787 che dicevo, che erano le due vecchie, che è veramente ingestibile. Oh, scusami Mazda, perdono, non ho previsto che ti spostavi di lì. Vediamo quante marce ha, quanto riesce a buttare per terra. Ah, quinta. Sì, ma sta andando 342 all'ora però. Questa è la macchina da Le Mans, ragazzi, eh. Più che da Nürburgring. Fare 342 all'ora. Bella lì. Bella sta Sauberina Mercedes, eh? Comunque bisogna un po' capirla, però non è niente male, eh? Però direi che non è niente male, ragazzi. Ma che casino che ha fatto qua, oh.
Ah, che bordello! E non c'entro niente io, ci sono incarcerati da soli. Tanto, aspetta un secondo. No, questi sono più indietro, quelli più avanti. Ok, andiamo la miniatura, questa è bella, questa inquadratura qua, io passo fra tutti, bellissima, vediamo, e io passo fra tutti. Andiamo col rendering, caspita, ci sta. Crash, Marco Drums. E poi facciamo Sauber. Questi sono i tag per poter cercare le cose, ragazzi, quindi se dovete fare tipo robe particolari potete mettere il tag, Ok, bella, bella questa Sauber, comunque non è niente male, cioè, devo dire la verità. Allora, facciamo cambia auto, la Sauber ha 881, c'è questa qui, è la nostra. 881, secondo me possiamo tirarla giù un po' con le gomme e qualcosina, riusciamo a tranquillamente a fare cose fighe, Qui siamo in Sardegna, Porsche. Ovviamente, ma forse quella Sauber lì va anche un po' più veloce, eh? Dovrei provare a tirarla giù sotto gli 800. Secondo me quella Sauber lì, su questa pista qua, riusciamo ad andare anche un po' più veloci dei 27 minuti per far 15 giri, ragazzi. Ciao, benvenuti amici di Twitch, ben arrivati. Live tranquillissimo stasera. Vi ricordo la mia maratona che farò il 2 giugno, Gran Turismo 7, dalle 11 di mattina alle 23 di sera, per poi finire con un'altra live, definisco uno e ne inizio un'altra, con lo... ma vaffanculo. Con lo State of Play insieme lo commentiamo su un presbio canale di Marco Drums Games Channel, eh? E il giovane Lexus mi viene addosso e la Ferrari si imbarca e mi viene addosso anche lei, tutti che mi vengono addosso in sta gara, oh.
Sorpasso a 3. Perché mi buttano nell'erba? Ahi. Sì, ma non mi fanno passare. Sono grossa io come macchina. Dai, è solo il terzo giro, 8 e 5, andiamo poi a fare la benza. Non tutte le macchine sono, infatti questa qui con l'Audi, quella da gara che non mi ricordo mai come si chiama, la potevo prendere tutta in terza, che c'è un'esperienza sul circuito che si fa con quell'Audi lì. Magari dopo questa gara proviamo ad andare a fare ancora l'esperienza sul circuito, perché caspita, prendere un milioncino per fare un giro alla Le Mans non mi farebbe schifo, eh. Poi tra l'altro questa BMW è talmente bella, invece che la Sauber, che non si vede l'interno, che riesco anche tranquillamente a giocarci da dentro. Invece con la Sauber là la Sauber mica tanto, raga. Diciamo che l'inquadratura più bella è questa, che è un po' altina, si riesce a vedere bene la pista. Dai, ha preso dentro l'angolino, adesso arrivano gli altri. Esatto, esattamente, non volevo fare questo. Bam, ok, siamo qui mezz'ora. No, dai, ce la facciamo.
Mi ha preso dentro l'angolino perché ho voluto fare la visuale da dentro. Dai. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Domani sera vogliamo magari di portare un po' il Formula 1. Mercoledì Warzone, giovedì pomeriggio tutto il giorno dalle 11 alle 23 maratona Gran Turismo 7, alle 23 stacchiamo e facciamo lo State of Play insieme raga. E vai a fare la benza. Era Portila quello lì. Ah sì. Era il primo della gara quello lì. Molto diverso, come vedete, rispetto a questa curva qua, a volte mi frega, devo frenare un po' di più. Molto diverso anche questa BMW e la Sauber rispetto a quell'altra che stavamo facendo prima alla Peugeot da correre alle mani, le velocità e come scorre la macchina e le curve sono davvero, ogni macchina ha un gameplay diverso, bisogna con ogni macchina fare cose diverse ragazzi. Allora poi vi ripeto, potete giocare sia col volante, vi riuscite a immergere di più nel gioco col volante, però anche col pad va benissimo, il pad anzi a volte si è anche più veloci col pad, si è più reattivi. Diciamo che il mio G923 fa benissimo il suo lavoro, eh? Questa macchina è depotenziata raga, eh? Perché il suo splendore lo dà pieno, eh? Qui siamo dovuti scendere un bel po', 70% di potenza e anche un qualcosino meno quell'altro, un limitatore di velocità, eh?
ma a parte qualche errore, tipo adesso che ho preso dentro il cordolo, questa macchina non dà preoccupazioni, cioè le curve le prende sempre a fuoco, non fa cose strane, anche se comunque adesso, vabbè, sto correndo col TCS. Giusto perché scusate, ho messo il TCS, vado a sbattere, giusto perché comunque non c'è necessità di andare veloce. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi, serata tranquillissima di Gran Turismo 7. Se sono uscite due macchine da 20, da 18 milioni l'una, 38 milioni raga, che esagerati, potevano fare qualcosa, una da 18 milioni e un'altra da un po' meno. Per me che le voglio avere tutte è veramente un farming adesso. Adesso voglio comprare la Pininfarina della Ferrari da 4 milioni. Subito dopo mi metto dietro a prendere la Lamborghini, la McLaren P1 e per ultima la Porsche, quella che c'è tra l'altro nell'ultima patente, che è inguidabile, soprattutto con quella patente lì con la pioggia. La benza quello lì, quindi mi sa che ha finito la benza, sì, credo proprio di sì. Siamo quasi alla fine anche di questa gara, vedere anche col pad che si corre benissimo senza problematiche. Corre tranquillamente con il padre. Grazie Marino. Dico. Andiamo a far benza. Gelatino raga. Un po' di gelatino, buono, buono, buono. Sono uscite un sacco di macchine, amici. Un sacco di macchine da 20 milioni, 18 milioni.
a mettersi a farmare un po', e io direi che la Sardegna è un bel circuito di farming, che non è farming simulator, ma è farmare soldini per comprare macchine. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti. Questo era senza benzina, sicuramente. Sicuramente senza benzina. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti e benvenute. Stiamo finendo gli ultimi giri in Sardegna con la McLaren BMW. Andiamo a prenderci 725.000 che ci facendo. Sauber Mercedes stasera l'abbiamo comprata, ci manca la Ferrari di Pininfarina, delle vecchie che sono uscite, e oggi sono uscite due nuove auto, la McLaren MP1 e l'altra che non mi ricordo più che cos'è. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi. Sardegna, McLaren BMW. Ve la faccio vedere da fuori. Macchina un po' vecchiotta, ma veramente, veramente bella. E loro sono quella GR3, questa è una GR2, quindi per quello che si vince easy, ma questo è un farming, cioè, normalmente non uso usare macchine che vanno al doppio delle altre. Questa pista a Sardegna la uso come farming dopo che hanno tolto la Tomahawk, per poter comprare le macchine e usarle e farvele vedere. Le ho comprate quasi tutte. Tutti superati senza toccarli.
bello, 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 bello. Vai, 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 vai. Allora ragazzi, alla fine di questi due giri vi saluto. Stasera è stata una serata un po' tranquilla, tanto tranquilla nel senso proprio di tutto. Quindi io vi aspetto ogni sera Formula 1 e vi aspetto assolutamente mercoledì con Morris e i miei amici su Warzone. Giovedì ore 11:23 facciamo una live di 12 ore su Gran Turismo 7. Faremo un sacco di robe, compriamo macchine. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti, benvenute. Facciamoci gli ultimi due giri da fuori. Eh sì, dai, eri a sinistra, io arrivo a... cioè tu eri a destra, io arrivo a sinistra, cosa fai? Mi vieni a sinistra per... incredibile. Va bene ragazzi, io vi comincio a salutare, grazie per essere stati con me stasera, la vettina tranquilla in tutti i sensi proprio. E farming, abbiamo comprato la Sauber che è la cosa che mi interessava a me e abbiamo fatto un po' di soldi per comprare la Ferrari più in farina, quindi già anche quest'altra cosa è interessante. Prima che me la tolgano, visto che forse ogni sera faccio il Formula 1, vediamo un attimo cosa fare domani sera. E soprattutto mercoledì facciamo Warzone con Mitico Morris e giovedì, che è festa per tutti, 2 giugno, farò una live dalle 11 di mattina fino alle 23 di sera, staccata la live con Gran Turismo, 12 ore di Gran Turismo, una bella maratona, 12 ore di Gran Turismo al 2 giugno. Poi mi collegherò per fare lo set of play insieme a voi alle 11. Ultimo giro, quando poi andrà al replay staccherò la live, quindi grazie di essere stati con me, grandissimi, ci vediamo domani sera, Formula 1 o Gran Turismo, vediamo poi in base a come mi gira, e soprattutto ci vediamo mercoledì con Warzone, ma giovedì 2 giugno, maratona 12 ore, Gran Turismo 7, dalle 11 di mattina alle 11 di sera, alle 23, con Gran Turismo 7, Marco Drums. Siamo tutta la giornata insieme e alle 11 stacco per poi andare a farvi vedere lo State of Play e commentarlo insieme a voi. Sempre se riesco a reggere, che non sono morto di sonno e alle 11 di sera sono già a letto. Il programma è questo, poi vediamo se riusciamo a farlo. Va bene amici e amiche mie, statevi bene, Marco Drums Games, Gran Turismo 7. Abbiamo fatto altri 725.500 così per andare a comprare la Ferrari Pininfarina. Dopo oggi sono uscite altre due macchine da 18 milioni, quindi bisognerà farmare ancora tantissimo. Tantissimo, tantissimo. Ciao a tutti amici, ciao, buonanotte, buonanotte a tutti. Ci vediamo domani sera, ore 21, Gran Turismo 7,
oppure facciamo Formula 1. Ciao a tutti, buonanotte. Dimmi, amico mio, Maurizio, no, davvero, adesso l'hai messa, ciao ragazzi, adesso me l'hai messa, caspita Maurizio, grandissimo, cioè mi stai dicendo che arriva un botto di gente? Amico mio? Parlami, parlami amico mio, ciao ragazzi, ciao amici e amiche di Twitch. Ah ok, no perché di solito quando mi dici così cominciano ad arrivare 200-300, quindi dice, minchia non mi fa andare a letto il mio amico. Ah ok, grande, grazie mille, stai provando... una cosa fighissima allora. Dai, poi se riesci a capire come si fa. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti. Se riesci a capire Maurizio come si fa, poi dopo lo faccio anch'io, mi spieghi. Come state ragazzi e ragazze? Grande Maurizio sta cercando di fare delle mega prove, grandissimo. Ragazzi, io vi aspetto domani sera, Gran Turismo 7 o Formula 1, e mercoledì con l'amico Morris e Maurizio, e magari c'è anche Michele, su... che brutta. Su Warzone. E invece giovedì mega maratona di 12 ore dai, ci sentiamo dopo su WhatsApp, ok, grazie amico mio, dai, ci sentiamo dopo su WhatsApp, grande, grazie mille Mauri, miticissimo, così faccio queste due garettine e vado a letto anch'io e ci sentiamo su WhatsApp, grazie Ah, sbagliando la... Oh, bisogna farle tutte una dietro l'altra, Questa macchina davvero, ragazzi, è... Allora, da qua non riesco. È proprio una cosa incredibile. Diciamo che la visuale migliore è proprio quella... questa. Però sta macchina va talmente veloce, raga. Per tenere la strada tiene, qua è impossibile. Ok, adesso vado a leggere l'amico Maurizio. Facciamo l'ultima volta, raga, insieme. E ci salutiamo, Ci vediamo domani sera. È veramente tosta, È veramente tosta questa parte finale, perché questa è questa Peugeot che viaggia davvero tanto, raga. E per fare un tempo decente bisogna davvero correre forte.
Guardate che roba, con che velocità. Questa sarà un'altra di quelle prove. Ho fatto il bronzo, però io non mi accontento, voglio l'oro. Ciao Ricky. Ma tranquillo, grazie che sei passato, Ricky, a salutare, grandissimo, mi fa solo che piacere, è cazzarola. Mi fa piacerissimo, grazie che sei passato a salutare, amico mio. Allora Ricky, quando vuoi tu passi, saluti, se vuoi stare stai, quando vuoi io ti aspetto, sono sempre qua, per voi amici di Twitch, sai che per me è solo che un piacere. E ti ricordo mercoledì Warzone con Mitico Morris, e ti ricordo anche la mega live incredibile del giovedì 2 giugno, questa curva, devo frenare Marco, del 2 giugno porterò tutto il giorno dalle 11 di mattina alle 23 di sera Gran Turismo 7, una maratona di 12 ore, quindi se quando hai tempo passa dentro a salutarmi o a vedere un po' quello che combiniamo, e alle 11, se riesco ancora che non mi è venuto un infarto, voglio fare lo State of Play della PlayStation. Porca! Oh, questa... Voglio fare lo State of Play PlayStation insieme a voi, commentiamo quello che sta succedendo nel mondo PlayStation. Ciao, buonanotte Ricky, grazie davvero di essere passato, ciao bello, buonanotte, alla prossima. Ciao, grazie di essere passato, amico mio. Vabbè, dai, l'abbiamo migliorato un po', anche se c'è da veramente da correre qua, c'è da veramente da correre qui. Madonna, incredibile. Davvero incredibile. Dai, facciamo l'ultima, tutto il giro, e poi davvero stacco, perché sennò dico sempre così e poi dopo non stacco mai, Voglio farmene una... cambio automatico, voglio vedere come mi cambia lui. Sì, vabbè Marchito, qui non è cosa, qui è quella con prova sul circuito, non puoi tagliare. Macchine viaggiano veramente tantissimo, ragazzi, viaggiano veramente forte e quasi si fa fatica rispetto a altre come la McLaren o come la Honda NSX, che vanno un po' più lente, no? Fa veramente fatica un po' forte anche a fare le cose. E qui non sappiamo se il tempo che ci dice adesso che ha segnalato, se è buono o se è cattivo, non ce lo dice. Infatti tutte le volte bisogna finire. Ma io uso il cambio manuale, però sto provando adesso a fare un giro, tanto è l'ultimo, sono mega stanco e la live la chiudiamo alla fine di questo giro. Sto solo provando l'importante è non fare i lunghi, se voglio vedere un attimo il tempo com'è. È 1.51, ma cosa vuol dire? Sono un tempo buono, sono un tempo brutto?
le mani è comunque tanta roba, sta pista. Questo punto è veramente ostico. A volte non mi ricordo che se subito la curva destra faccio 20 metri in più di allungo sulla staccata e va tutto in aria. Adesso la parte finale, raga. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi, stiamo provando a fare la prova sul circuito, vediamo se ci va bene, alla Sarté, alla Le Mans. Vabbè, vabbè, per poco non era bronzo, argento, vabbè, va bene dai ragazzi, vi saluto, ci vediamo domani sera, grazie mille di essere stati con me, ci vediamo domani sera, forse Gran Turismo 7 o forse Formula 1 2021, ci vediamo domani, ciao amici.